Ben ritrovati gentili telespettatori per una nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Andiamo proprio in quest'ultima città, a Rovigo, dove si parla di multe annullate. In arrivo una pioggia di ricorsi contro l'autovelox. Sentiamo. Il caso delle 34 multe dell'autovelox della tangenziale est annullate dal giudice di pace di Rovigo Marco Suttini rischia di creare qualche grattacapo al comune. Negli uffici dell'avvocatura civica e della polizia locale non si nasconde che potrebbe infatti scattare l'onda dei ricorsi da parte degli automobilisti pizzicati a viaggiare oltre i limiti, mettendo a rischio le casse di Palazzo Nodari. I sei autovelox comunali, infatti, in tangenziale, in via Mendola e in via Portamare, nel 2015 hanno prodotto ben 22.751 verbali. Lo scorso anno, come risulta dal bilancio, fra recupero arretrati e nuove multe, solo dai selfie agli automobilisti indisciplinati sono arrivati 2.250.000 euro. Nel bilancio previsionale la cifra di incassi stimati dalle multe da autovelox è stimata in 1.220.000. Si tratta di una cifra che nel corso degli ultimi anni effettivamente fa registrare un calo costante di circa il 10%, dovuto alla maggiore attenzione degli automobilisti che ormai conoscono bene le insidie lungo le strade di Rovigo. Chi però è stato immortalato potrebbe ora essere tentato di non pagare la multa e di ricorrere di fronte al giudice di pace. I tempi sono abbastanza stretti perché la contestazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla notifica. Non solo. Chi ha pagato, e se lo ha fatto entro 5 giorni, ha ottenuto una riduzione del 30% ed è già tagliato fuori. Il sindaco Bergamin non sembra affatto preoccupato dall'esito della pronuncia del giudice di pace, lasciando all'avvocatura civica e al comandante della polizia locale Giovanni Tesoro il compito di fornire risposte tranquillizzanti. Sono pienamente convinto che l'amministrazione abbia operato correttamente. Il commento di Tesoro, di fronte all'ipotesi di nuovi ricorsi, in ogni caso il mio consiglio è quello di rispettare sempre i limiti. Il legale di Palazzo Nodari, Ferruccio Lembo, si riserva l'esame della sentenza, ritenendo comunque già da ora di avere fondati motivi per l'appello. In ogni caso, per il Comune la questione non è da prendere sotto gamba, visto che nel corso degli eventuali procedimenti le cifre da incassare resterebbero in ogni caso congelate, e questo potrebbe voler dire avere problemi di liquidità. Furti, minacce e ora anche ritorsioni. Sale la tensione a est, dove un intero quartiere sta facendo i conti con una escalation legata alla microcriminalità. Da tempo nella zona del Pilastro, a poca distanza dal centro storico, si registrano continui furtarelli nelle auto in sosta e altre ruberie. A queste si sommano atti vandalici e situazioni che stanno portando il barometro della sicurezza sul tempestoso. L'ultimo episodio si è verificato l'altro ieri, quando un pizzaiolo è stato prima minacciato in strada e poi punito con un vandalismo. L'auto con cui la pizzeria al caminetto di via Pilastro consegna le pizze ai clienti è stata quindi presa di mira mentre l'attività era ancora aperta nel corso della serata. Il finestrino del lato del conducente è stato distrutto. Mi hanno rotto il finestrino mentre lavoravo e appena ho capito cos'era successo, ho dovuto spegnere il forno e chiudere la pizzeria. Spiega così il titolare Daniele Rondin, perché la situazione non permetteva certo che io tenessi aperto. Ora dovrò fare a meno della macchina per la consegna delle pizze, almeno fino all'inizio della settimana prossima, e dovrò anche pagarmi tutto il danno che ammonta a centinaia di euro. Solo qualche ora prima il pizzaiolo era stato affrontato in strada da un giovane che vive nel quartiere. I rapporti sono tesi da lungo tempo per questioni legate appunto alla sicurezza del pilastro, ma non si era mai arrivati alle minacce. E adesso andiamo a Pettorazza Grimani, dove c'è molta attesa e soprattutto tutti cercano di far capire che bisogna salvare la scuola media. Sentiamo. Pettorazza Grimani chiede una deroga per tenere aperte la scuola media Dante Alighieri, in particolare per la prima. Da una verifica è emerso che, mentre per la scuola primaria la previsione di iscrizione in tutte le classi assicura una continuità dell'attività didattica, nella scuola secondaria di primo grado la previsione di iscrizioni nella classe prima è di soli 5 scolari, dice il primo cittadino Gianluca Bernardinello in giunta. Il numero è quindi inferiore a quello minimo previsto per assicurare la sua formazione e conseguentemente la continuità didattica. Da qui la richiesta di autorizzazione in deroga. Dalle verifiche effettuate, ha spiegato, si tratta di un dato anomalo, limitato al solo 2017-2018. L'andamento in crescita nell'anno successivo tende nel tempo a stabilizzarsi su un numero di potenziali studenti, tali da superare qualsiasi dubbio.
Per Bernardinello, la lettura del dato riferito al prossimo anno scolastico e il conseguente numero di iscritti, se non contestualizzato, potrebbe essere valutato negativamente dalle autorità scolastiche, tanto da indurre a decisioni negative per il futuro della media. Tale pericolo, anche solo potenziale, deve essere scongiurato, trattandosi peraltro dell'unico plesso scolastico presente sul territorio, che assicura nell'ambito comunale il servizio stesso. L'eliminazione della prima comporterebbe l'istituzione di un servizio di trasporto alternativo verso la sede scolastica più vicina, situata nel comune di San Martino Venezze, distante non meno di 10 km, che l'amministrazione comunale non è in grado di assicurare. Per gli anni a seguire poi andrebbero ad esaurimento anche le classi 2 e 3, determinandosi in questo modo una situazione ancora più problematica. Per il primo cittadino tutto ciò inciderà negativamente sia sulla possibilità di garantire alla popolazione scolastica un effettivo diritto allo studio, ma anche sulla economia delle famiglie per i maggiori oneri. Si deve pertanto, ha concluso, scongiurare quell'effetto che, seppur prodotto da un'evidente anomalia, temporanea e limitata, può trasformarsi in una situazione definitiva e non più recuperabile. Ci sono, senza dubbio, tutte le condizioni per richiedere ed ottenere dalle competenti autorità scolastiche l'autorizzazione in deroga alle vigenti disposizioni per assicurare la regolare istituzione della prima scuola media e, con ciò, la continuità didattica del plesso medesimo. Con la manifestazione Cittadella Golosa, in programma fino a questa domenica, si darà anche il via alle iniziative natalizie. Si tratta di un weekend con protagonista il cioccolato in varie declinazioni. L'evento è stato organizzato dall'associazione Dentro gli Eventi, presieduta da Amedeo Ponzo, e dall'associazione Bazar Mediterraneo, con il presidente Paolo Mucchiutto, in collaborazione con la Prologo di Santa Croce Bigolina, Pro Cittadella e Scuola Materna Isidoro Viel, con il patrocinio del Comune che l'ha illustrata ieri alla presenza del sindaco Luca Pierobon e del consigliere comunale Luca Pavan. In piazza Scalco, dalle 10 alle 20, i vari stand con cioccolata per tutti i gusti e poi paste di mandorla siciliane, miele e liquirizia d'Abruzzo, dolci, frittelle e molto altro. Andiamo adesso con il prossimo servizio a Monselice e parliamo di Scout Speed, tutto regolare. Sentiamo. L'utilizzo dello Scout Speed da parte della Polizia Municipale è assolutamente legittimo. A stabilirlo è stata la primissima sentenza, resa in fase di appello dal Tribunale di Rovigo dopo i numerosi ricorsi presentati da alcuni degli automobilisti multati al giudice di pace. Lo Scout Speed, una sorta di autovelox mobile, ha suscitato una valanga di polemiche fin dalla sua comparsa nel 2013, quando è entrato nella dotazione in uso ad alcuni comuni della Bassa Padovana, primo fra tutti il comune di Solesino. Le amministrazioni comunali sono state accusate di voler fare cassa, utilizzando lo strumento in modo improprio. Ma se la sentenza emessa dal giudice di pace Patrizia Prando dava ragione ai ricorrenti, il Tribunale di Rovigo ha ora completamente ribaltata. Il giudice ha infatti stabilito che lo Scout Speed, se debitamente omologato e sottoposto regolarmente a controlli, possa essere utilizzato per la sicurezza della circolazione stradale senza bisogni di presegnalarne la presenza. Inoltre la sentenza decreta l'assenza di violazione alla disciplina in materia di privacy. Soddisfatto della sentenza il sindaco di Solesino Roberto Beggiato: siamo molto contenti perché finalmente è stato accertato che lo Scout Speed è sempre stato usato legittimamente, anche se effettua le proprie rivelazioni in movimento. Non ci sono mai stati problemi di taratura dell'apparecchio, come ipotizzato dai ricorrenti, né violazione della privacy. 5 o 6 ricorsi sarebbero ancora in discussione, ma il primo cittadino di Solesino si augura che la sentenza, appena emessa dal Tribunale di Rovigo, possa segnare la strada da intraprendere anche per le prossime udienze. Saranno circa 1000 i giovani provenienti da 639 aree MEB UNESCO di tutto il mondo, dopo 45 anni dalla nascita dell'UNESCO, a partecipare allo Youth Forum del 18 al 23 settembre 2017. In Italia, nel cuore della riserva della biosfera del Delta del Po e per un giorno anche a Padova. Le 5 giornate del primo Forum Mondiale dei Giovani MAB 2017 si articoleranno in sessioni plenarie e in sessioni parallele che verranno svolte in vari luoghi simbolici del Delta del Po, in modo da favorire il contatto e gli scambi fra i partecipanti e il territorio. Presenti nella sede operativa dell'Ente Parco a Portoviro, per concretizzare il programma di realizzazione dell'evento, il segretario del programma MAB e l'ufficio regionale dell'UNESCO per la scienza e la cultura in Europa di Venezia, con il coordinatore del forum Philippe Paipert e il coordinatore direttore dell'Ente Parco Marco Gottardi.
E adesso vediamo le previsioni del tempo con molta attenzione a quelle che sono le precipitazioni per questo fine settimana con il meteo. Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilmeteo.it, vi augura una buona domenica. Previsioni dunque per il 27 novembre 2016. Temporali sulle coste meridionali peninsulari, asciutto ma spesso nebbioso altrove. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord cielo, come detto, spesso nebbioso in pianura, foschie sulle valli, soleggiato in Liguria e ove la nebbia non ci sarà, nubi basse in Romagna. Spostiamoci al centro, nubi basse sulle coste adriatiche, foschie sulle pianure, cielo poco nuvoloso altrove, salvo qualche temporale sul Cagliaritano. Raggiungiamo infine le nostre regioni meridionali, avremo temporali sullo Stretto e sul Salento, piovaschi sul Catanese, cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni, salvo locali foschie in Campania e sul Gargano. I venti saranno da settentrione sui bacini centro-settentrionali e variabili invece altrove. Temperature previste. Minime in diminuzione su tutte le regioni, sotto i 10 gradi su gran parte delle regioni, fino a 15 gradi sulle isole maggiori. Di giorno prevediamo 7-14 gradi al nord, 12-16 gradi al centro e fino a 20 gradi al sud. Carissimi, ilmeteo.it vi ricorda di mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci! Bene, gentili telespettatori, termina qui il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana.